Ciao a tutti, oggi parliamo di alcune peculiarità costruttive liuteristiche delle chitarre Takamine made in Japan, in particolare di alcune peculiarità che potete ritrovare sugli strumenti della serie Pro Selected che vedete qui alle mie spalle. La forma dreadnought della cassa nasce negli anni 30 del Novecento dall'esigenza di avere uno strumento di dimensioni maggiori e che in tal modo potesse avere maggiore volume, maggiore proiezione per accompagnare il canto e per sovrastare o quantomeno provare a competere con strumenti molto più voluminosi, molto più sonori come il violino, il banjo e il mandolino, tipicamente utilizzati nelle formazioni di musica popolare americana. Takamine ha scelto lo Shape Dreadnought per la serie Pro Selected concepita insieme a Gold Music per avere uno strumento che rispetto a una taglia OM può essere più ingombrante se vogliamo, ma con una voce assolutamente più duttile e più riconoscibile al tempo stesso. Un'altra particolarità delle chitarre Takamine, della stragrande maggioranza dei modelli di chitarre Takamine e di tutti i modelli appartenenti alla serie Pro Selected, è il cosiddetto split saddle, cioè il ponte con la selletta rigorosamente in osso divisa in due sezioni, una sezione più piccola per la prima e la seconda corda e una sezione un po' più lunga per le restanti quattro. Lo split saddle serve fondamentalmente per migliorare l'intonazione attraverso la compensazione fine delle esigenze e del diapason di ciascuna corda. Attraverso lo split saddle è possibile ottenere una compensazione non ottenibile pariteticamente con il meccanismo di compensazione della seconda corda che in moltissimi ossicini potete riscontrare. In alcuni è più evidente perché si viene a creare proprio un gradino, in altri è più camuffata questa cosa perché è manualmente eseguita dal liutaio. Con lo split saddle questa peculiarità e questa necessità è visibile di primo acchito. Ciò rende le tastiere delle chitarre Takamine, non solo dei modelli made in Japan a cui appartiene la serie Pro Selected, ma anche dei modelli per così dire entry level della G-Series, assolutamente intonatissime anche nelle posizioni più alte della tastiera. In particolare il ponte delle chitarre Takamine è concepito sia con il classico disegno con i 6 o 12 nel caso di chitarra 12 corde pins fermacorde, sia con il cosiddetto disegno pinless, il cosiddetto pinless bridge, cioè di concezione derivante dalla chitarra classica, dove le corde non sono ancorate al top attraverso i piroli fermacorde, ma passano direttamente dietro il ponte e vengono ancorate allo stesso. Un'altra peculiarità delle chitarre Takamine e in particolare dei modelli della serie Pro Selected è il nuovo disegno asimmetrico del manico. Cosa vuol dire asimmetrico? Siamo abituati a trovare sui modelli di chitarra acustica in commercio i cosiddetti profili AC, AD, a seconda di quanto risulta cicciotto sotto le mani, o i cosiddetti V-neck shape, cioè profili più vintage, profili più spessi. Il profilo asimmetrico di Takamine è profondamente diverso. Immaginate la forma di una goccia d'acqua. Tagliatela in due in verticale. Avrete una parte superiore che via via va a ingrossarsi per diventare più panciuta nella parte inferiore per poi chiudersi. Di conseguenza, la parte in cui il pollice ha maggiore grip sarà più fine e invece la parte adiacente all'incavo della mano sarà più panciuta per l'appunto. Questo su tutta la lunghezza del manico. Il feel che si viene a creare sotto le dita è molto particolare, diverso da qualsiasi altra cosa ci sia in commercio.
è estremamente ergonomico, anche con una spaziatura, con un'intercorda di 42-42 mm e mezzo, quindi non precisamente concepita per i fingerstyler. Ciò nonostante, il nuovo shape del manico è in grado di rendere assolutamente comodo, confortevole, fin dai primi accordi, il suonare questi strumenti. Ultima peculiarità liuteristica riguarda le meccaniche utilizzate dai modelli della serie Pro Selected di Takamine. Sono state utilizzate meccaniche Goto con rapporto di demultiplica 18 a 1. 18 a 1 è un rapporto di demultiplica, anche detto gear ratio, molto alto. Questo permette una precisione assolutamente invidiabile, oltre a una tenuta dell'accordatura totale. Il rapporto di demultiplica è leggermente inferiore per il modello di chitarra classica, ma semplicemente per concezione costruttiva della meccanica utilizzata. Tutte le meccaniche utilizzate dai modelli della serie Pro Selected sono registrabili in tensionatura. Grazie dell'attenzione, venite a provare i modelli della Takamine Pro Selected in tutti i Takamine Point in Italia. Ci vediamo e ci ascoltiamo prestissimo.